Benvenuti a Chef per un giorno. Laura agli antipasti, Alessio ai primi piatti, Sergio ai secondi, Maurizio ai dessert, Luigi Maître, Anna e Leonardo in sala aiuteranno uno chef speciale che oggi cucinerà per un intero ristorante. I clienti però sapranno solo alla fine chi è il particolare Chef per un giorno. Lo chef di oggi ha raggiunto i vertici mondiali nella sua specialità. Italo-britannica di origine giamaicana, sinuosa ed elegante nei movimenti, ha volontà sufficiente per poter conquistare un nuovo traguardo dopo il record nel salto in lungo. Il nostro chef è impaziente di dirigere la sua brigata, Fiona May. Eccomi qui. Sono abituata a saltare, ma oggi farò saltare nelle padelle. Buongiorno. Sono le 10 del mattino e Fiona incontra per la prima volta il team di cuochi che l'affiancherà per tutta la giornata. Piacere. Piacere. Allora, chi è per gli antipasti? Io sono gli antipasti. Ah, perfetto. Quelle secondi. Va bene. Allora iniziamo con gli antipasti. Allora. Certo, va bene? Cominciamo. Siccome sono un atleta, io per me è molto importante mangiare molto sale e meno cotte di roba. E oggi propongo un menu molto particolare che riflette la mia curiosità per cucinare anche per il stesso livello, stesso momento proprio di mangiare sana. Anche c'è un po' di golosità, però non troppo pesante. Lo so, come noi donne è molto importante mangiare proprio le meno calorie possibile. Poi allo stesso tempo c'è un po' di cose diverse, orientale. C'è un ricetto specialmente, uno molto particolare che mio marito non piace così tanto, invece io e mia bambina mi piace tanto. E speriamo che voi piace. In cucina sono già all'opera per preparare due antipasti, due primi piatti, due secondi e due dessert scelti da Fiona che saranno serviti per cena ai curiosi clienti del ristorante. Per il primo antipasto propongo quiche con le zucchine. E in queste zucchine, anche questa quiche, usando la pasta sfoglio, che mi ricordo sempre in Inghilterra, perché mia mamma sempre fa sempre queste quiche con pancetta, qualsiasi cosa le trova e mette tutti dentro. E poi molti nutrienti, perché usiamo uova, latte, sale, pepe, giustamente, e poi sopra si mette un po' di parmigiano, perché questo quando esce c'è una bellissima sopra e fa bellissimo il colore anche, e molti nutrienti. La quiche classica prevederebbe una base di pancetta sottile e poi l'uovo così. Noi invece facciamo una base di zucchina. Allora, qui ci sono le zucchine, poi tu mi dicevi aglio e cipollotto, giusto? Quindi tagliamo grossolanamente aglio. Perché io faccio proprio per aromatizzare proprio. Pochissimo, perché mia bambina non piace aglio così tanto. Ah, è vero, perché tu c'hai una bambina. E per lei? Che cucina scegli? Faccio tutto. L'abitui un po' a tutti i gusti? Sì, tutti i gusti, anche pensando più di lei del mio marito. Estendiamo, tipo fare una base. Sì. E poi tu puoi mettere a coprire metà, ecco, calcola così, ci fermiamo, ecco. Ok, spero un pochino. Che sennò poi viene da fuori. Sì. E metto del parmigiano. Ancora un po' di parmigiano che fa anche crosticina. Sì. Questa è bella nutriente questa. Ma infatti, perché è facile fare, il nutriente. E la tua bimba già apprezza questi piatti così? Sì, sì. Come si chiama lei? Si chiama Larissa. Ah, bellissima. Ciao Larissa. Bravo.
Il secondo antipasto propongo è quello delle frittelle di gamberi. Perché mi piace? Perché è molto facile, è molto nutriente, basta. Non ci vuole tanto tempo, ci vuole solo tipo 15 minuti e quello mi piace. Andiamo. E allora qui poi andiamo sempre ad incorporare l'uovo. Qui potremmo mettere anche un pochino di farina. Io non ho messo tutta farina perché dopo viene troppo una pappa. Okay. Invece il pane dà una consistenza più leggera. Sì. Perfetto, adesso mettiamo in una ciotolotta così e facciamo queste crocchettine e poi le assaggiamo. I can't get enough of you, baby. I can't get enough of you, baby. Yes, it's true. Baby, yes, it's true. Direi che il piatto può andare, che dici? La nostra chef, una grandissima atleta, ma anche una grandissima chef. Il suo menù è sorprendente, a cominciare da questi due antipasti, uno a base di pesce, l'altro invece verdura, però molto completi, perché è proprio lei che sta attenta al valore nutrizionale, oltre che al gusto di ogni piatto che propone. Brava Fiona! Io prendo quella sopra, perché è più piccola. Manola. Prego, ragazzi. Al termine di ogni piatto scelto da Fiona, i cuochi fanno il loro assaggio per approvare o proporre eventuali modifiche. Ditemi voi. Buonissimo. Un attimo meno caldo. Complimenti. Per il primo piatto, il primo propongo lasagne alla genovese. Siccome mi piace il lasagne tantissimo, però le solite lasagne è un po' pesante. Questa è molto più leggera con pesto, con gli ingredienti fatto a casa. Benissimo. E siccome anni fa è andata sempre a Genova per fare raduni anche legali qui in Italia, a Genova, questo mi dà sempre un bellissimo ricordo. E con questo primo piatto io faccio con i bottiglia di vermentino di Sardegna. Questo sopra, sì. Io metto questo sempre sopra. Senti, poi ho preparato dei fagiolini con delle patate, no? Da mettere, tu li usi? Sì, sì. Giusto, ho fatto giusto. No? Le patate a cubetti così. Uh-huh. Fagiolini. Ma io continuo a mettere questo sopra? Sì. Parmigiano e pecorino in mezzo non ce lo metti, no? Fai solo così. Ma io faccio solo così, proprio più tranquilla. E poi metti anche strato, l'ultimo strato. Parmigiano. Sei parmigiano. Per la crosta sempre. Sì, sì, infatti. Ho capito che sei colosa di crosta. Insomma, do you like pasta? Of course I like pasta. E poi? Allora, now you eating. Oh, okay. I eat. Bravo! È bravissimo, eh? Sì, sì, così cos'ha. Così in conza. Così in conza. Qua ci siamo spostati un po'. Vai, io provo questo. Che spettacolo, guarda che bella. Grazie. Prego, buona. Cottura. Fiona, it's delicious. Thank you. You're Thank welcome. You very much. Fiona ha ancora poche ore di tempo per finire di preparare il menù da lei proposto per conquistare i clienti del ristorante. Mancano ancora un primo, due secondi e due dessert. La nostra chef sembra essere all'altezza della situazione. Tra poco a Chef per un giorno. Lo chef per un giorno di oggi, Fiona May, ha già conquistato il cuore dei suoi collaboratori che vogliono vincere con lei anche questa sfida.
Fiona ha solo 10 ore di tempo per preparare due antipasti, due primi, due secondi e due dessert, cioè il suo personale menù da servire ai selezionati clienti di un vero ristorante. Il secondo e primo piatto propongo il risotto alle asparagi. Siccome asparagi è una verdura molto alta a livello di nutrienti e vitamine, eccetera, eccetera, e poi io appunto questa mia bambina la mangia, anche per me, io penso al risotto, non sempre la solita pasta, un bel compimento, un po' di cambiamento anche per mangiare bene. Allora, noi abbiamo messo un po' di burro nel tegame, sì, con degli asparagi che abbiamo tagliato a pezzettini, e le punte ce le abbiamo tenute sane per metterle come decorazione. Ok. Abbiamo fatto rosolare un pochettino, sì, sale, poco pepe, mm-hmm, e abbiamo fatto un tritofino di cipolla. Ok. Poi dopo abbiamo aggiunto il riso, l'abbiamo, sì, fatto tostare, adesso lo sto mandando avanti con il brodo di carne che abbiamo preparato, okay, stamattina. Grazie, thank you so much. E poi metti queste due spalle. Ecco. Molto buono. Complimenti. Bravissima. No, mi stai superando, guarda, mi stai superando. Fiona May, un nome e un programma, sicuramente anche una bravissima cuoca. Ha fatto un menù, secondo me, abbastanza buono ed equilibrato. Anche i primi, secondo me, sono adattissimi alla serata di questa sera. Gli auguro un grandissimo in bocca al lupo e mi raccomando, Fiona, it's wonderful. Luigi, Anna e Leonardo preparano la sala perché si avvicina l'ora di cena. Ma ancora mancano i secondi e i dessert. Adesso i secondi. Il primo secondo è pollo agridolce da pusher. Siccome mi piace così tanto il pollo, perché mi piace più pollo di carne, e questa è una cosa molto fantasiosa, anche ho preso quello da Giappone, perché è andato a Giappone per una gara a mangiare tante cose, sushi, altri piatti, però questa è molto più carina, molto più base, siccome usano tutti questi ingredienti e poi anche molto colorato. Con questo un vino sarebbe perfetto, Fiano di Avellino, e penso a un bel accompagnamento. Quindi adesso questa è la marinata per il pollo, sì, quindi adesso dobbiamo lasciare il pollo, sì, a marinare qua dentro. Sì, un po' di pomodoro anche. Adesso ce l'aggiungo subito. Io ho passato del pomodoro, così penso alla pelle. Sì, 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 benissimo. Molto solo orientale. Sì, perché c'è l'aglio dolce più che altro, però molto, certo, devi dover fare. Ma ti ha aiutato poi a proseguire la tua carriera dopo lo sport? No, latte no, vedi, no, sto, no, parlando di bellezza, no. Andavo col latte, andavo. I germogli li mettiamo all'ultimo? Sì, l'ultimo, perché perfetto, si cucina, volevo la prima. Nostra crepe. Vogliamo assaggiare? Ma assaggiate voi prima. Veramente, vai. Non ti fidi, eh? No, non Grande,
il secondo piatto e propongo un piatto molto divertente, molto curioso, molto diverso. La sogliola con la banana. Lo so, tutti mi stanno guardando veramente male, però è un piatto particolare, però è così buono. Non posso spiegare di più. Bisogna sentire il pubblico. Banane. Oh, chi mi ha rubato le banane? Ecco. Questo viene dopo. Allora. Poi adesso prendo le sogliere. Adesso il panale. Okay. Il panale. Se vuoi fare due volte, puoi fare due volte. Ah, no? Per fare una panatura. E poi cucina questo. Fritta semplicemente. Perfetto. Va bene? Allora, e poi prendo la banana. Sì. Taglia un piccolo pezzo. Sì. Anche così. E soffrigge anche le banane. Sì, sfrigge anche le banane. Guarda, mi fido di te, eh. Questa è un'esperienza. È strano, sì, lo so. Dobbiamo provare. È l'unico frutto dell'amore. È la banana. È l'unico frutto. Con olio di semi o olio di oliva? Olio di semi. Olio di semi. Mm. Io dissento. Non sono d'accordo. No? Perché? Perché penso che in questo caso forse sarebbe meglio, però siccome questo è un piatto che tu mi stai insegnando, sì, io ascolto ed eseguo. E poi quando assaggio mi dici... Infatti, no, quindi faccio esattamente come vuoi tu. Banana, ai che bonita! Banana, mi metti tanto cuore se ci arriva! Banana, banana, dammi a te l'onore. No, queste volte qui, perché siccome è strano e mi messo un po' più un formiaccio, va bene, chef. È una prova, veramente. Noi non abbiamo paura. Sono imbarazzata. No. Non fate complimenti. Fa schifo. Due, tre, brava. No, davvero? Wow, spettacolare. Dolce, buonissimo. Lega proprio con la sogliola. Io ho imparato un piatto che non avrei mai immaginato. Qui abbiamo imparato noi qualcosa. Sì, grazie, chef, ci hai insegnato qualcosa a noi. È buonissimo. Complimenti. Grazie. Brava. Ciao, Giulie Banan. Cucina caraibica e cucina orientale stasera si sono fuse insieme in due pietanze originali di grande semplicità e di grande precisione di profumi e di sapori. Uno dei due piatti assolutamente inedito per me, la sogliola con le banane, e questa sera porterà sicuramente meraviglia e stupore tra i nostri commensali e i nostri critici, che senza dubbio apprezzeranno molto questo coraggio di presentazione. È arrivata l'ora X. La sala comincia a riempirsi, ma i preparativi ancora non sono finiti. Restano da ultimare i dessert. Dalla cucina, attraverso un mega schermo, il nostro chef e i cuochi potranno seguire quello che i clienti diranno in sala. Tra i clienti del ristorante, quelli ai quali Fiona dovrà prestare più attenzione sono i critici gastronomici, che a fine serata dovranno votare il suo menù. Leonardo Romanelli, autore di numerosi libri su vini e cucina. Fiammetta Fadda, critico gastronomico di Panorama. Alessandro Borghese, esperto e creativo chef. Mettere sull'olio in modo che le nostre crocchettine trovano la giusta temperatura. Sono un po' nervosa. No, tranquilla. Allora, questo è il momento di maggiore tensione, poi tutto andrà adesso. Sai iniziare? È al lavoro duro, pensiamo noi. Tu goditi qui. Non troppo, Questa è la taglia. Guarda, stanno distribuendo i menù, critici. Dalle menù ai critici, vediamo sì, qual è la mia. Gamberi fritti, quiche di zucchine. E qua.
la semplicità regna sovrana. Sì, qualcosa no? di molto chiaro. Vediamo se poi sarà chiaro anche nel piatto. Certo. Comunque una quiche. Una quiche. Già questa. Non è un tortino, una cosa, è una quiche. Potrebbe derivare da una persona che frequenta tanti brunch domenicali, dove la quiche è... La quiche domina. La quiche domina. Oppure può essere anche un bel ricordo di una torta salata da quando uno va in giro per picnic, per esempio. Anche. Lasagna mi è azzeccato, perché... Risotto agli asparagi. C'è una componente, c'è molto amore per la verdura. Sì, sì. Brava, subito. Dolce amaro di pollo nelle pochette. Vabbè, questo qui siamo di fronte... Carino. Dolce amaro. Beh, non è facile, soprattutto nelle pochette ha cominciato a... Siamo passati e sogliola con banana. Ecco, la sogliola con banana, mamma mia, cioè, siamo... il nome ecco. A me è proprio la sogliola con banana, c'è un abbinamento di due cose su, voglio dire, la siamo sogliola esotico. Sì. Sì, ma io la voglio vedere questa sogliola con la banana, perché a me sembra veramente belle sorprese. Beh, ci sono delle cose, delle carni base, pollo, sogliola, molto basiche, però con un'invenzione, perché la sogliola con banana è creativa, sì. Il dolce amaro di pollo, dolce amaro. Crumble di susine. Sì, crumble piace molto come crumble. Tipo di dolce, devo dire. Crumble di mele, abitualmente. Sì, quello... chiaramente, se no è classico quello di mele. No? Buono. E il cheesecake di limone, no, più rinfrescante rispetto ai classici cheesecake. Oddio, c'è la marmellata a volte di arancio. Sì, c'è il biscotto sotto. Però, scusate, la cosa fondamentale qui è che uno è un crumble e uno è un cheesecake. Uno è UK, se Inghilterra, l'altro e l'altro è States. Esatto. Ma peccato! Sì, sono due dolci sicuramente non italiani. Brava. Assolutamente no. Sì, comunque qui non c'è una carne rossa, sì, qui siamo di fronte a una donna. Gamberi fritti. Gamberi. Poi le lasagne alla genovese. Sono molto incerta tra vero? Il dolce amaro e la sogliola con banana. Sogliola con banana, non c'è dubbio. Vai. Vado per dolce amaro di pollo. No. Banana esotico, proprio addirittura magari con un paese caraibico. E poi il cheesecake di limone. Bettelo subito, perché in Inghilterra, proprio Stati Uniti, il caraibico. Il risotto agli asparagi. Voglio confrontare sulla sogliola con banana, bravo. Perché veramente è una cosa che... Questa mi intriga pure a me, la sogliola con banana. E infine, anche il dolce amaro di pollo. Il crumble di susina. Perché? Gambe di fritti. Bravo. Lasagna alla genovese. Vabbè, l'assaggio pure io, la sogliola. La sogliola mi intriga bravo. Tantissimo. E siccome io ho una parte americana di me... Cheesecake. Sogliola con banana. Voglio assaggiare una banana. Beh, mi prendo la quiche. La quiche. Sentiamo la sogliola con banana. Anche mi sono risato sulla sogliola con banana. Rischiamo sta sogliola con banana. Ecco una comanda. Su, è un'avventura, cosa si fa? Dai. Sono i critici. Ok. Parlo dei gamberi. Stress. Lasagne, è uno stress come prendere fanno? Le comande con quest'uomo. Noi iniziamo, vai. Vediamo la. Grazie a te, ma scascato un po'. Scusate. Ecco qua. E poi la lasagna. Non so dove si scrive. Allora, la quiche. Per me. Beh, diciamo, è una quiche molto... una bella mattonella. Gambero fritto pastellato con radicchio brasato. Una cosa che già mi soddisfa è che sia bella calda. Una polpetta. Una polpetta, sì. Non posso dire una polpetta. Una polpetta. Assaggiala, dai. Devo dire che è convincente questa quiche. Lo vedi che è convincente. Guarda. Convincente. Però grazie. Dirò, sono, vedi? Sono i gamberetti quelli piccoli. A me mi piace.
A me piace. Ecco, faccio notare subito una cosa, cioè che anche qui c'è una componente amara, quindi è un piatto con un equilibrio molto interessante, cioè è un piatto. Ragazzi, stiamo partendo benissimo. Cioè, ha una sua logica. Con un equilibrio, dai. Mi sono perso La quiche rimane, secondo me, un piatto che nella sua semplicità è corretto, perché la pasta sotto è cotta, cosa che è non cotta. È un problema. E poi ha messo tante zucchine, cioè nel senso si sentono sono, le zucchine. Non è tutto uovo, insomma. Esatto, guarda, ha messo tante zucchine, quindi... Beh, direi si è confrontato bene. Oh, bravo chef. Sono convinto del tipo di gambero. Però è buono, a me piace tantissimo il piatto. Le polpette le trovo molto molto buone. Un po' strano. No, l'unica cosa è che tutta questa pastella nasconde un po' il... La pastella. Ma non c'è. Non c'è pastella, non c'è signora, pastella. Non c'è la pastella, signora. Si sente proprio il gamberetto, è pieno di impasto, al gamberetto si avverte poco. Guarda lì. Bene, sono contenta, vai. No ragazzi, il gambero fritto è veramente buono. Brava Fiona. È buono invece proprio. No, Michela a me mi fa morire quando mi fa quello di caverza, ma fa solo lei. Mazza. Mi piacerebbe una ragazza giovane che piace. Perché loro lo mangiano volentieri, certo, no. Si difendono non devo pensare sulle calorie, capito? Cioè. Beh. Dai, almeno imparare. Ma sei bravissima. Ecco. Ma hai fatto delle porzioni mostruose. E che se sal pesto sono leggere, no? Ok, a posto, completo? Esatto. Adesso. È per noi. Una bella lasagna. Che lasagna. Vero. Piace fare piatti complessi, stratificati. Mamma, dalla quiche alla lasagna. Diciamo che il condimento della lasagna è proprio patate e fagiolini col pesto, quindi il classico ligure. Addirittura, quindi c'è tutto. E cioè, sono pieno solo a guardarla. Beh, mi piace, è importante. Un pesto dolcissimo, senza il minimo accenno di aglio, senza, non si sente il pecorino. No. Si sente il dolce del pinolo, presumibilmente. Secondo me il riso è abbastanza classico. Come la cottura? Questo è lo vedo molto tremolato. Sì, non è completamente mantecato. No, però un piatto così a strati, fatto in maniera delicata, è donna, secondo me. La cuoca, sì. La porzione e la stazza è maschia. Io sono un po' mascaccia, capito? Mi dà gusto. Vediamo questa lasagna comunque. Voglio sentire, perché io sono qualificata. Vai. Per parlare. Vai. Mi dà molto gusto. Beh, insomma, la lasagna è appetitosa a guardarla, devo dire. No, ma è pure come sapori, è equilibrata. Sì. Cioè non eccede in allora, nel sale o nel... Non concordo con te. Questo riso è molto delicato. Sì, sembra che sia stato fatto quasi senza vino e quasi senza brodo. Comunque devo dire, questa lasagna è veramente appetitosa. È vero? Ah, questa è gustosa. Questa è gustosa. Veramente gustosa. Mamma mia. No, ripassa qua. No, amici, eh? Amici, però... Un risotto per una lasagna, eh? No, io il risotto l'ho mangiato, poi dopo un pezzettino di lasagna me la riassaggio. Ah, sì, c'era questo, sì, devo dire che... Non andiamo a meritare la lasagna. Questo devo dire che mi piace molto. Oh, l'aspetto è fenomenale. L'aspetto è fenomenale, grazie. Fenomenale. Com'è? Mamma mia, buonissima. Mamma mia, successione sarà stasera. La gente ha la mano sul fuoco. È proprio buona. Il pesto classico la genovese. Sì, però secondo me c'è la certosa. Poi viene decisamente più alta di come viene a te. Vabbè, forse la pasta un pelino schiacciatina. Il riso c'ha di buono che è cotto bene.
Ma hai detto quale hai cotto bene il risotto, eh? Col signore lì. Saluto il tuo marito tuo. Che ci accompagna in questa bellissima giornata. Ottima. Delicatissimo, veramente buona, ragazzi. Sei entusiasta? Sono molto entusiasta adesso. Scegli tu, vedi quel sono. Che dirà tuo marito? No, lui ma sì, lo dicono così, Fiona, no. Perché sanno che sei tu, così, capito? Vuoi essere qua. L'hai sentito? Se ci farà o meno. Sì. Grazie. Chef? Buonissimo, perfetto. Ragazzi, ci siamo. E beh, che secondo me è l'unica realtà valida al momento a Roma. Oh, ma dai. Una crepe di banana. Prego. No, la crepe di banana, c'è anche le banane. Dai, una crepe di banana, oh, scusami. Oh, è fritta. Dai. È fritta. No, la sogliola però. Sì, però c'è il fritto. C'è il fritto, dai. E la banana è saltata in padella. Ah, un altro fritto. Sì, infatti lo dicevo io, c'era la sogliola fritto, fritta. È fritto, cioè questa è roba di... Questo è un... Ci voleva come stupire. Posso dire? È Milano, New Orleans, andate in ritorno. Milano, sbagliata città. That's amore. Beh, comunque lì, anche sul colore, la pochette era la crepe. Grazie. Io ne prendo due che non si sa mai. Grande... Insomma, vabbè, sulla sogliola ha vinto lei. Grande. Gianni, ti ho sbagliato. Ti ho sbagliato. Gianni, hai sentito? Acida sulla banana, di una sfumatura passata in padella. Aiutami, Leonardo. No. Sì, no, passare al limone per non farla diventare. Dici? Un piatto buona. Esotico, buona. Germogli buona. Di sale. Buona, buona, vai, grande chef! Grande chef! Beh, gustosissimo. Gustosissime, però, gustosissime. Fusion qua. Questo perché fusion. Abbiamo la crepe, poi dopo queste verdure che sembrano un germogli quasi, di soia, germogli. Uno wok, un come wok. Dicevo prima. Questo pollo così a pezzetti, per di più questo piccolo sapore, le verdure ottime così saltate. Faccio così a casa, veramente, perché sono molto curiosa. Mi piace il gusto, guarda, perché anche quando c'ero bambina. Ma quelle cose qualcosa... le azzardi tu di fantasia? Sì, esatto, la fantasia ogni tanto cambia qualcosa per far bene, più sapore. Senti che incontra anche la Mara, sta dicendo. Beh, io sono entusiasta di questa sogliola con la banana. Ah, e vai! Plaza grande voi, chef, grande chef! Madame. Scambio. Usata. E il prezzemolino, prezzemolino del prezzemolino. Però giustamente, allora, io ripeto, non avendo una sogliola di Dover, che cosa dovevo fare? La rendo più gustosa, la frigo. C'è il formaggio nella panatura. Senti che sì. Panato, anche voi. Stanno prendendo ogni sfumatura. Questa è un po' diversa, la crepe è lo stesso come la facciamo noi. Si capisce che è banana? Quando la metti in bocca, ti capisce? Spiattellamento di banane. Fammi sentire. L'accostamento banana sogliola. È buona? Ci stanno insieme. Ci stanno insieme. Convince, convince proprio. I critici hanno fatto la loro scelta. A fine cena, dopo aver assaggiato tutti i piatti, conosceranno lo chef che ha cucinato per loro. È a questo punto che gli dovranno dire se ha superato la prova dei fuochi. Come giudicheranno l'operato del nostro chef per un giorno? Restate con noi e tra poco lo scopriremo. Dopo una giornata passata ai fornelli, i nostri cuochi e lo chef Fiona May sono riusciti a preparare i piatti richiesti. Nel frattempo i critici cercano di immaginare chi potrebbe essere il loro misterioso e fantasioso chef per un giorno. Siamo ormai al termine, restano solo i dessert e il giudizio finale.
Allora, parliamoci di dolci. Allora, il primo dolce propongo è cheesecake al limone. Chi viene a casa di a Pechino in Firenze lo sanno, Fiumei fa un cheesecake fantastico al limone. Ogni tanto faccio fragole o pompelmo o arancia. Ma questa volta qui faccio il limone. Sì. E con questa base ok, qui, la mettiamo in frigorifero. Più o meno tranquillo. Sergio, grazie. Io ho il latte. Non ci vuole latte. Cosa ci vuole? Philadelphia e yocca. Ah, sono d'accordo, ma un pochino di latte non ce lo metti? No. Quindi Philadelphia e yocca. Allora, Philadelphia e yocca. Eccolo qua. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. Poi questo, si mette un po' di latte. Aspetta, si mette un po' di latte. Adesso si mette il latte. Sì, per non è calda. A temperatura ambiente. È temperatura, è temperatura. Aspetta che continuiamo ambiente. A tenere. Tanto mi sporchi, così va benissimo. Io sono puoi sporcare anche Sergio, no, se no. Vuoi. Io sono innocente, sporca solo lui. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Quanto deve okay. rimanere in frigo? Mezz'ora, 15 minuti. Ah, molto rapido, quindi come si fredda più o meno ci siamo. Perfetto. Sì, sì, sì. Ok. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. Non dobbiamo finire. Assolutamente sì, sì. Finite voi allora. No, anche tu con noi. Buonissimo. It's just a yellow lemon tree. Il secondo dolce è il plum crumble. Com'è in italiano? Briciole con le susine. Questo è un bel ricordo della mia infanzia in Inghilterra. Siccome normalmente usiamo il mele, questa volta uso le pugna. Fa bene per la digestione. Questo è plum crumble in inglese. Crumble con le susine. Ok. Con burro. Burro. Sì. Con farina. Quanto tu stai tagliando? Ok. Guarda, facciamo una cosa, che ne dici di metterla un pochino in frigorifero così? Sì, metti un po' di frigorifero un pochino. Perfetto, perché intanto è un po' sciolta, noi... perché non è facile, perché deve essere un momento proprio un po' fredda. Capito? Vedi, arriva il nostro Salvatore che porta in frigorifero. Avevo parlato di frigorifero. Avevo parlato troppo, capito? Così mi imbosco un po'. Sì. Maurizio mi ha rubato il crumble, dov'è? Aspetta, Fiona. Non lo trovo più. Guarda, intanto riempine un altro, tanto stasera avremo 20 sì, persone. Va bene, impieghiamo un altro. Tu riempi, fammi la cortesia. Mentre aspettiamo il crumble, facciamo sì. questa cosa qua. Guarda, è divertente. Adesso magia. Che carina. Ok. Che ne dici? Può andare? Madonna, è bellissima. Dai, grande finale questa, eh? No, grande Bravo. Sergio, dai. Grande Maurizio. Allora, adesso non resta che assaggiare. Vai, assaggiate voi. Bisogna andare a pescare anche sì, la. Sì, certo. Hai bel colore. Vero? Buonissimo. Questa sera la nostra chef mi ha insegnato due dolci veramente semplici della tradizione inglese.
Sinceramente non ci credevo moltissimo, invece sono veramente buoni. Speriamo che vada tutto bene. Attenzione, ci siamo? Attenzione. Giusto? Crumble di... Crumble per me. Bruni. Sì, crumble di Susine per me. E del ragazzo. E del ragazzo, c'è il giovane. Cioè, ragazzo. Il giovane sarebbe lui comunque. Il crumble per me è del ragazzo. No, dai, quello però è troppo bello. Allora. The American Cheesecake. Come vedi? Ha un aspetto meraviglioso. E mi rimangio il discorso della cromia. Beh, qui ha voglia cromia. Cromia è deliziosa. No, dai, qui la serve a Gogo. È deliziosa. Mi rimangio il discorso dei colori. È una libidine. Con i lamponi. È una libidine questo. Grazie. Mamma mia. È molto buona. Ha molto leggero l'acido. Me la sarei aspettata un pochino più acidina. La parte di... La parte bianca. La parte... Però aspetta, perché l'acidità forse viene dal lampone. Buona, buona. Deliziosa anche la presentazione. La presentazione devo è meravigliosa. Dire. Peraltro senza quelle inutili complicazioni, cioè è una fetta. Brava. Di torta con queste note verdi con la cremina intorno. Bello. E questo bello, ben rosso. Presentato. Vai. Leonard allora. Leonard, ok. Leonard, okay. La sua torta. Mi piace, mi piace come se mi piace. Beh, che mi buono. Piace tutto. È buono veramente. Chi c'è? Approvazioni così nette. Dai. Io non credo per niente che sia vero che agli uomini tutto sommato i dolci non piacciono. Io amo i dolci. Piacciono. Buono, infatti. Buono, mi riporto indietro anche memorie scolastiche inglesi. Bravo, americane. Bravo. Senti, ci ha voluto dare grandi messaggi sulla Sardegna, perché anche il mirto alla fine, vabbè. Quindi la Sardegna, cioè, questa è Sardegna pura. Permentino. Zucchine, non lo vedo. Ma che zucchine, scorza di limone. È lusso, vabbè. Oddio, non è buona. Sembra la torta sbrisolona, c'ha la stessa consistenza della sbrisolona. Assaggiamo. No, decisamente una sbrisolona con marmellata sottostante. Perfetta. Allora, aspetta. Vieda, papà. No, aspetta. Gnamma. È un sole che illumina tutto il piatto. Come la porta. Non lo so, però è proprio sentito. Che fa? No, tipo vuol fare l'attore nella vita per caso. Vedi come. Perché se mangia, io mi rifiuto di pensare che uno a casa mangia così. Se tu quando sto a casa mangio, non è che sono un ristorante comunque, capite? Signori, scusate, un attimo di attenzione, grazie. Siamo arrivati alla fine di questa cena particolare. Come è particolare lo chef che l'ha preparata per voi. Ve lo presento, Fiona May. Bravo! Complimenti. Grazie, grazie. Signore, signore, grazie. Grazie. Complimenti. Oh, grazie, grazie per i complimenti. Vai. Siamo stati abbastanza bravi? Per cercare di orientarci nella abbastanza. Insomma, sì. C'era una nota americana. No, c'era la Giamaica, sì. Dai, c'era un allora, po' tante cose. Sì, sono sposato con un italiano, però sua mamma è americana, io sono inglese. Ah, e poi i miei genitori sono giamaicani. Infatti, il creolo. Il concetto del creolo. Il creolo. Sì. Ci mancava obiettivamente il legame con l'America, no. Perché abbiamo pensato veramente. Come mai? Il concetto del creolo, sì, poi inglese. Sì, c'è un po' di America. Poi ci siamo cominciati a pensare all'Italia. Un'Italia ci ha un po' disunito, perché Genova c'era un po' di tutto. Il risotto alla milanese. Il risotto milanese, oh, c'è. Cioè...
tutte quelle fanno. Allora, abbiamo una società milanese, allora ci si mette sempre su Milano. E il primo anno sono, quando è venuto qui in Italia, è andato sempre a Genova per fare raduni e le gare. Allora ci sono le gambe. Poi quello da biodolce di quelle pollo un po' orientale, perché è andata sempre in Giappone per le gare, anche perché mi piace mangiare sushi. Comunque, a questo punto iniziamo a parlare. No, io ho apprezzato moltissimo fin dall'inizio la leggerezza, sì. Diciamo, la dimostrazione che si può mangiare delle cose golose, però tuttavia mantenendo la leggerezza. Non è detto che debba essere punitivo quello che si mangia, se si fa dello sport, se si vuole mantenere la linea. Hai dei fan, ci hai fatto pensare molto, e questo è il giudizio. È il tuo giudizio. Questo è il giudizio. Prego, eccolo qua. Apri. Senti qui. Senti. E mostra, perché è importante. Senti. 5. Chef, allora i chef femminili. Bravi! Grazie. Grazie. Di nuovo complimenti. Bene. Grazie. Uscendo dal ristorante, anche i clienti esprimono un commento sui piatti preparati da Fiona May. Ma nel complesso Antipasto e Primo rispecchiavano molto i miei gusti. Il secondo, devo dire la verità, non era proprio per me il massimo. Beh, penso di aver mangiato molto bene. Mi è piaciuto assaggiare delle cose un po' diverse. Una cucina molto leggera, ma anche allo stesso tempo molto, molto gustosa. Sono stati buonissimi anche i primi, un po' più tradizionali italiani. Quello che ho apprezzato è anche la commissione degli elementi, cioè il bilanciamento con le verdure, cose che fanno vedere anche una mamma attenta. La cosa che mi è piaciuta di più, la quiche, le zucchine e la lasagna, erano molto buone, soprattutto la lasagna, delicate, infatti cioè, si vedeva che era una donna. Mi è piaciuta molto la lasagna, perché la faccio anch'io, ma non così buona. Campionessa in tutto.